Da tappeti super sofisticati per prevenire le cadute, a robot benzinai fino ad altre chicche super tecnologiche, eccovi altre 5 invenzioni davvero molto utili. Prima però di iniziare mi raccomando iscriviti al mio secondo canale, in cui tratto solo argomenti inerenti all'ambito business. La robotica sarà sempre più presente nella nostra vita quotidiana, anche per fare il pieno. La svedese Fullmatics, in collaborazione con la statunitense ASKI Corporation, hanno sviluppato un sistema di rifornimento automatico. Insomma, addio benzinaio e benvenuto robot. Basta chiamare col cellulare il numero della pompa sul display, scegliere il tipo di carburante e la cifra desiderata. Un braccio telescopico con ventosa individua lo sportello e poi lo apre. Un ogello flessibile poi eroga con precisione il carburante nel serbatoio. Questo è un sistema che può aiutare tantissimo anche i conducenti disabili. Il sistema inoltre riduce i tempi di circa la metà ed evita di sporcarsi le mani toccando il tappo o l'ogello. Infine è più sicuro di notte ed evita gli schizzi di carburante. Ci sono quei oggetti quotidiani che sembrano molto difficili da innovare. Un esempio è la scopa. Fin dalla sua comparsa nell'antico Egitto, non è poi così tanto cambiata. O meglio, non è cambiata prima dell'arrivo di Vabrum. Si tratta di una versione ibrida che miscela scopa e paletta in un solo dispositivo. A vederla sembra una scopa dal design leggermente futuristico. Vicino alle classiche setole appare un beccuccio, ed è questa la novità. Dopo aver spazzato lo sporco, basta inclinare la scopa per far partire un motore da 14 giri al minuto, che raccoglie lo sporco attraverso il beccuccio. Secondo una statistica, ogni anno più di 11.000 persone finiscono all'ospedale per essere scivolate sul ghiaccio. Ora però esiste un tappetino che serve a prevenire questo tipo di caduta. Si chiama Watch Your Step ed è veramente molto utile. Nonostante la sua semplicità, può davvero salvare in alcuni casi la vita di una persona. Sono dei tappeti che vengono riscaldati al fine di sciogliere la neve ed evitare che si formi del ghiaccio sopra. Può perfino essere controllato con un telecomando e consuma anche poca energia. Esistono diversi modelli in circolazione, alcuni dei quali comprendono anche i LED di illuminazione. Per pelare una singola patata ci si impiega di solito dai 30 fino ai 60 secondi. Insomma, se dobbiamo fare un purè di patate per 20 clienti al ristorante, è chiaro che diventa una rottura di scatole stare lì a pelare per tutto il giorno. Ecco quindi che entra in gioco un pelaverdura ad alta produttività. La macchina non solo può essere impiegata per pelare le patate, bensì anche per pelare le cipolle ed altri tuberi. Al suo interno è presente un meccanismo speciale che ferma la macchina non appena tutte le patate saranno pronte. Quello dell'unghia incarnita è un problema molto diffuso che porta ad una penetrazione dell'unghia nelle carni vicine. Spesso a causarlo sono le scarpe strette o poco traspiranti, ma dalla Cina arriva un apparecchio rivoluzionario per aiutare l'unghia a crescere nel modo giusto. Dopo averlo applicato bisogna immergere i piedi nell'acqua per aiutare l'unghia ad ammorbidirsi. Così facendo gli angoli verranno sollevati e l'unghia tornerà nella sua forma normale.